Chi è che sospira nel silenzio e nella notte? Un uomo che fugge i palazzi e che cerca la musica. Che cercate voi, signore? Nella musica. Io cerco le lacrime e i rimpianti. Maestro, posso chiedervi un'ultima lezione? Signore, io posso tentare una prima lezione. La musica esiste solo per parlare di ciò di cui la parola non può parlare. In tal senso essa non è del tutto umana. Allora, avete scoperto che non è per il re? Ho scoperto che è fatta per Dio. E vi siete sbagliato, poiché Dio parla. È fatta per l'orecchio? Non è per l'orecchio ciò di cui non si può parlare. Per loro, la gloria, il silenzio. Il silenzio è solo il contrario del linguaggio. Musicisti rivali? No. L'amore? No. Il rimpianto dell'amore? No. L'abbandono? No, no. Una cialda offerta all'invisibile. Neppure. Cos'è una cialda, poi? Essa si vede, ha un gusto, si mangia. Non è niente. Non so più, mio signore. Non so più. Si dovrebbe lasciare un bicchiere ai morti. Continuate, ci siete vicino. Un piccolo abbeveratoio per coloro che il linguaggio ha disertato. Per l'ombra dei fanciulli. Per addolcire le martellate dei calzolai. Per gli stati che precedono l'infanzia, quando si era senza respiro e senza luce.